Si potrebbero dire tante cose, ci ho anche pensato cosa dire, anche perché sapevo che sarei stata molto emozionata. Questa opera viene a un anno già, Certo, quasi, no? sì. Ci siamo incontrati oltre un anno fa. È stato un incontro importante, un incontro fortunato, ci ha messo in contatto Elvira Zaccagnino della Meridiana, che è qui e che ringrazio, e che ha portato con sé un libro, Storia di Franco. Questo libro era una scommessa perché è stato uno degli ultimi libri di Maria Marcone, la sorella grande di papà. Certo. E abbiamo voluto farlo rinascere perché quel libro raccontava la loro storia da bambini, da ragazzi e poi Franco che cresceva. Però, ecco, io sento che dopo tanti anni, l'anno prossimo saranno 30 anni che papà è stato ucciso, e ci è voluto tanto tempo per sentire che la ferita, che anche questa città, che alcune persone che qui hanno vissuto, non hanno collaborato, non hanno voluto svelare la verità, non hanno voluto fare alcune cose, non hanno voluto. C'erano i timori, le paure, non si sapeva che cos'era questa criminalità, ma ha denunciato, ma le truffe contro lo Stato, ma chi gliel'ha fatto fare? Ecco, la storia di Franco Marcone è la storia di un uomo, è la storia di una persona, una storia molto, che è diventata complessa dopo, e forse dopo tanti anni spogliarla dalla complessità di questi lunghissimi 30 anni, farla diventare di nuovo la storia di un uomo, di una persona, una storia umana, perché molte volte quando la violenza ti arriva addosso, tu perdi, rischi di perdere il senso dell'umano. Io ho rischiato tantissime volte di perderlo. E invece questa sera, guardandoti Franco, ascoltandoti nelle parole scritte con così grande cura, anche questa lirica poetica, Lidia, veramente è un testo per me straordinario, mi auguro che lo sia anche per tutti quanti voi, e mi auguro che viaggi, viaggi tanto questa storia, perché porta con sé la nostra vita, la vita di papà in particolare, che avete raccolto come un testimone, per noi questo è molto importante. Grazie. Buonasera a tutti. Io, come al mio solito, ho preparato qualche riga perché l'emozione è sempre molto forte. Non è facile essere il direttore dell'ufficio del registro di una città come Foggia, che negli anni 90 ha registrato un boom nell'economia del mattone. Non è facile essere un funzionario onesto che ama il proprio lavoro e non si limita a timbrare un cartellino, ma sente il senso profondo, civico, morale del dovere. Non è facile essere un lavoratore attento e scrupoloso, trascorrere le proprie giornate lavorative a verificare le pratiche, a studiarne la regolarità, a dissiparne le ambiguità, a svolgere indagini fiscali su giri di affari miliardari e conciliare tutto ciò con il proprio ruolo di padre e marito premuroso. Non è facile svolgere il proprio lavoro, quel lavoro in quell'ufficio di questa città, e decidere di non girare lo sguardo dall'altra parte, ma far emergere le illegalità non solo attraverso il controllo fiscale, ma anche per mezzo di una denuncia pubblica, come un atto di libertà di quelli che appartengono solo agli onesti, a quelli che credono giustamente che solo svolgendo il proprio lavoro al meglio e con dedizione si possa creare uno stato virtuoso, mettere all'angolo i sistemi criminali che lo infettano e costruire un futuro di equità e giustizia per tutti i cittadini. Svolgere il proprio lavoro significa essere fieri del proprio ruolo e della propria responsabilità nei confronti della comunità. Vuol dire non attenersi al minimo indispensabile, non sottrarsi a quella responsabilità quando si fiuta qualcosa che non va, che affonda nell'illegalità,
nel sotterfugio, nel liquame di sistemi illeciti diffusi. E non è facile avere tali attitudini. Non è facile essere funzionari onesti, corretti, lavoratori instancabili, pur appartenendo a una di quelle strutture pubbliche che vengono costantemente e genericamente additate come covi di fannulloni, vampiri o incapaci. Diciamocelo, non è facile essere Francesco Marcone. Non un eroe, ma uno dei tanti lavoratori che hanno creduto nel proprio ruolo, cercando di applicare le regole e di far funzionare al meglio il proprio ufficio nell'interesse dello Stato, della collettività e della propria amata città, cercando al contempo di essere un buon marito, padre e amico, un uomo che ha provato a essere tutto, ma lo hanno fermato, lo hanno ucciso. Credo che ogni cittadino responsabile, lasciandosi guidare dall'esempio di Francesco Marcone, dovrebbe poter dire oggi: io sono Franco. Lidia Bucci e Franco Ferrante lo hanno fatto, provando a immedesimarsi in lui e in ciò che ha fatto da vivo, e il risultato è racchiuso in questa bellissima e commovente opera. A loro va un ringraziamento speciale per averci fatto rivivere Franco tra le righe della splendida narrazione di Lidia, magistralmente interpretata da Franco Ferrante. Un ringraziamento di cuore va al mio carissimo fratello di cammino, Pietro Fragasso, per la sua contribuzione e partecipazione alla realizzazione dell'opera. E i miei ringraziamenti vanno ovviamente anche a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione dell'evento e a voi qui presenti. Grazie.